Giovanni Legnini al CSM, Federica Chiavaroli appena nominata sottosegretaria alla giustizia. Insomma, l'Abruzzo è ben rappresentato, Presidente, in questo settore così delicato. Che valore in più può dare ad una regione che ha gli stessi problemi che ha un po' poi il Paese, mancanza cronica di personale, molte criticità? Intanto gli elementi riportati anche dalla relazione del Presidente della Corte d'Appello danno luogo ad una rappresentazione di tranquillità, di sicurezza e di serenità. C'è una cultura della legalità che produce i suoi effetti. Quanto alla senatrice Chiavaroli, sono molto contento di questo incarico che ha ricevuto, che fa il paio con quello l'altro ieri di Legnini, ma credo che ci sia una squadra di parlamentari che si fa rispettare a Roma come è giusto che sia. E i risultati si vedono, la copertura finanziaria riguardante per esempio l'attività di ricostruzione all'Aquila, gli importanti investimenti per la messa in sicurezza del territorio, gli interventi finanziari da Roma per quanto riguarda il rischio idraulico nei fiumi abruzzesi e tutto quello che stiamo ottenendo con il master plan è il frutto di un dialogo funzionante, di un tiro alla fune rispettato che farà in modo che l'Abruzzo sia più capace di ottenere risultati anche economici. Noi abbiamo nei prossimi 5 anni circa 2 miliardi e 200 milioni di euro da investire per la ripresa, la crescita, per fare in modo che accadano anche occasioni ulteriori di posti di lavoro. Cosa dire di Federica? Se l'è meritata lavorando, diciamo, sul punto, dedicandosi senza risparmio e trovandosi anche in un partito snodo in un momento delicato della vita nazionale. Anche la nostra Stefania Pezzopane merita una valorizzazione in ragione del lavoro che sta facendo da anni e sono convinto che non mancheranno altre occasioni.